Eccoci qua. Intanto swappiamo i due perché gli ho messo il contrario. Hola. Un altro matchup che si è visto più volte qua. Decisamente sì. Simone Jazz. Luca contro Simone. Non so in realtà lo storico delle loro. Ma sai che non lo so nemmeno io. Penso. Non saprei. Bisognerebbe controllare su PG Stats però. Comunque, partiamo con danni da entrambe le parti. Danni? Sì. Equilibrati. Alla fine un matchup abbastanza even. Perché sì, Samu sai proiettili, però Shulk ha tanti modi per entrare alla spadona. Sì. Posso con meno velocità, come sto facendo adesso, appunto. Sì. Molto libero di correre. Correre libero per i prati. Lì, quasi morto, pochissimo. Qui Simone dovrà fare molta attenzione a recuperare con Smash Attivo. Sì, è anche buona, è stata buona la strategia di Simone di stallare con il down B. Vediamo che cosa fa Simone. Sto B molto forte. Simone percentuali altissime. Che evita l'up smash, cioè l'up B per pochissimo. Ok, comba, ma fa pochi danni per shield. Oh, un po' lento questo, però vabbè, fatto i suoi danni. Cioè, solo ho fatto danni in più. Oddio, no, in realtà la ledge forse dovevo uscire senza rischiare la morte, perché comunque siamo sulla rage, eccetera. Però, un buon F-tilt. Sì. Comodissimo, lo uccide. Adesso vediamo se riesce a trovare un po' di extra credit. Ma Simone. Con una per last hit così. Sì, last hit. Io mi aspettavo il treno di Shulk che off stage con speed ti fa le robe, invece no. Capito. Ma come hai detto prima, Samus è molto libera di muoversi, no? Sì. Però no, quando ti fa le combo ti portano stage. Ah, ok, per quella roba sì, lì. Però forse Jix vuole tenersi. Si giocava magari anche un po' più safe. Sì. Anche perché sbaglia una cosa con questi setup, siamo anche contro Samus. Qui Simone tiene il suo centro stage col Charshot, tranquillissimo. Intanto. Vittoria nazionale. Pop-off incredibili per il biliardo. Brutta sta morte, brutta. Sì. Lì stava facendo un po' i setup da Ken. Con quel. Così. Dritto giù. La spike è sempre una spike. Eccoci qua. Ho buttato un situazione even da parte di Simone. Tanti danni. Sì. Però. Oddio. Qua è rischiosa. Ha capitalizzata molto questa monada. La Buster. Ok, qui Simone è molto a rischio. Però per fortuna gli ha tolto smash. Adesso se riesce a trovare un edge guard. Difficile sul jump, però. Buone queste coperture dei salti. Ottima edge. Bombetta down smash! Funziona. Funziona e prende il primo game Simone. Ecco, qui lo stile di gioco paziente di Jix trova un Simone che comunque pressa tanto. Pressa davvero tanto. Cosa metteranno? That person's name is? L'ho sentito, non so dove viene. Game 2. Game 2. Sempre lo stesso. Il
Vediamo un po', vediamo un po'. Bravely di colpo. Ed eccoci qua, Nitro tranquillo. Cerca di essere paziente. La situazione è simile a quella di missione di prima, tutto il vantaggio che si vuole da parte di Tix. Non è subito recuperato da Simone. Però li vedo entrambi abbastanza in forma oggi, sì, sicuramente. Stanno giocando molto bene. Tanti danni quel Charge. Sì, veramente troppi danni quel Charge Shot. Qua. Wow. Mossa stupida. Ok. Parry down, tipo, buonissimo. Unita la scelta di Jinx. Sì. Tra l'altro mi sa che ha anche più frame advantage. Ha più frame advantage normalmente. Su scudo. No. 34 danni di pallone. Sì. Samus. Ok. Giusto così. Ok. Gli ha consumato lo shield così. Alla fine ha fatto a pain, ha messo shield e trovato una posizione in cui la grab di Samus era molto gli copriva quasi tutto. Ok, Buster, vediamo se riesce a trovare una conversion. Tanti danni, quanti vantaggio ha fatto di me. Adesso non ha trovato l'opening con Buster e adesso per fare danno dovrà fare molta più fatica. Però no, niente. Di nuovo questi Apir che prendono al millimetro. Simone sta giocando molto concentrato. Sì. Vai dal lato del viso. Vabbè, può capitare comunque. Anche i migliori sbagliano. Brutta situazione senza salto, però ce la fa Samus. Movimento orizzontale delle anche perché se Jinx fosse riuscito, cioè se Simone non avesse recuperato sarebbe stata in pareggio, ma adesso è ha un vantaggio di entrare a stock Simone. Ok, la bombetta in grab mette pressione, però lo tiene off stage. Mette la smash. Sì. Il parry che non riesce a punire. È up smash. A 100 è morto. Quella dello smash secondo me è fatta. Ma era l'unico modo che aveva per recuperare secondo me. Cioè in quel momento doveva commentare a qualcosa. Secondo me ha perso un po' un attimo la calma. Contro Samus poi è molto facile perdere la calma. Tengo allo stage. Samus è tipo questo. Già raga. E andiamo per le host di classico. Potenzialmente ultimo. Rainbow Cruise, famosissimo counter pick vento. Solo da noi. Simone 2, Simone 2-0. Vediamo un reverse 3-0 dalla parte di Jinx oppure Simone andrà in Grand Final. Vediamo. Vero Simone molto. Molto più avanti rispetto a Mental. Sì. Sicuramente il momentum è tutto dalla sua. Sì. Anche perché veniva subito da un set fresco in cui ha vinto. E quindi avrebbe. Cioè ha già un momentum ottimo. Più sta vincendo quindi. Prende molti tasti, però Samus glielo permette e fa anche tanti anti-air che contro Shulk è una cosa ottima perché è il suo punto più debole, la frendata lenta. Bel parry. Bellissimo parry, situazione off stage. Mamma mia, gli ha esteso la hitbox con la bombetta, cioè chiaramente forse non era neanche volontario estendere la hitbox con la bombetta, però. La parte di Simone. Sì.
Ok, lo tiene off stage. Vediamo se lo smash troverà la kill stavolta. È un fail, un assist. Brutta situazione. Non so se quello speed voleva essere uno shield o cosa. Ok, questi molti perdi da parte di Simone. Entrambi stanno perdendo molto. Stanno. Ok, buono l'edge guard, non recupera. Jix è ancora in game. Però... ok, danno pesantissimo la parte di Samus. E puoi prendersi piede un po' lì così, no? A caso ti faccio un po' di danno. Quindi... sì. Cioè prendersi il 20%. È 2-0 per Simone. Prendersi il 20% da un neutral D che ti colpisce altro con questo stage è abbastanza tiltante. Ovviamente perché shieldandolo si è comunque in svantaggio. Quindi. Recupera, sì, recupera. Sì. Così. E invece. Ma cazzo è morto, non è la smash. No, è. Killa presto a quanto pare up smash. No? Sì, uccide. In realtà up smash di Samus uccide abbastanza presto, sì. Solo che non connette molto spesso e fa fatica a connettere sulla gente a terra. Quindi. Simone si ritrova in vantaggio. No, quello è già un salto. Simone che fa i suoi dannini. Buona la tech roll, cioè la tech chase. E rischiosa qua per Jix, che però 72% di... se se la gioca bene può ancora combeccarla. A meno che. Ok, no. Vedremo il comeback. Vedremo la riconferma di Simone per la grand final. Ok, non me lo dire. Ok, 119%. Sì, molto buono contro. Sì. Sì, poi è ottimo come è vero. Ok. Reagisce un po' lentamente, però ci siamo. Siamo lì di percentuali. Non muore, tanto. Non muore, però. Percentuale. Rischia. Siamo a rischio. Anche lato B qua, secondo me. Oddio. Muore così? Muore, Simone? No, recupera lo stesso Samus. E qui è in range. Sì. No? Però adesso un uptro ed è morto. Sì. Un uptro ed è morto assolutamente. Ok, la tecca. Sì. E Simone avanza alle grand final. Contro NFL.